di fabbisogno idrico in Regione Lombardia. L'acqua, la risorsa idrica in Regione Lombardia è utilizzata prevalentemente in vari ambiti, quello industriale, quello idroelettrico e quello agricolo. In particolare, questo ordine del giorno si sofferma sull'utilizzo in agricoltura della risorsa idrica. E infatti il settore agricolo è quello, diciamo così, in Regione Lombardia più idroesigente. E tra le colture a più elevato consumo infatti troviamo il mais, che è ampiamente coltivato nella nostra regione. Sul problema idrico la Regione Lombardia sembra aver preso una certa coscienza, infatti abbiamo approvato alcuni atti, tipo una mozione qua in Consiglio regionale che chiedeva di valutare una moratoria di tutte le nuove concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, oppure la Giunta che approva con una delibera il progetto per preparare un modello per la stima per il bilancio idrico regionale, che è di fondamentale importanza appunto per capire la situazione della risorsa idrica in Regione Lombardia. Nell'atto di indirizzi del piano di tutela delle acque, in questo documento sono scritte cose importanti che fanno appunto capire quanto sia importante la risorsa idrica e quanto sia in pericolo. In particolare in questo documento viene scritto che c'è una scarsa integrazione fra le pianificazioni settoriali regionali, quindi una pianificazione nel senso cosa viene utilizzato in ambito industriale, cosa in ambito agricolo e quanta acqua viene utilizzata in ambito agricolo, e per ottimizzare appunto questa risorsa. C'è una scarsa integrazione tra queste pianificazioni. Una frammentazione delle competenze e appunto un insufficiente coordinamento tra i soggetti deputati allo sviluppo e all'attuazione delle pianificazioni. Siccome appunto è importante ottimizzare la risorsa idrica in Regione Lombardia perché avremo sempre meno acqua, questi sono tutti i dati e i modelli che ci portano a determinare questo, considerato il fatto che parte dell'acqua che non viene utilizzata con l'irrigazione poi viene persa, nel senso che comunque o evapora o finisce nelle falde sottostanti, quindi non ritorna dove è stata prelevata, quindi è un depauperamento dei corsi d'acqua da cui è stata prelevata, è importante avere sistemi di irrigazione che consentano una grande efficienza di utilizzo dell'acqua. E pertanto questo ordine del giorno vuole impegnare la Giunta a prevedere stanziamenti per progetti finalizzati a risparmio idrico, in particolare dell'ambito agricolo, in modo da trovare metodi irrigui capaci di ottimizzare la risorsa idrica, quindi di risparmiare l'acqua, che è secondo noi un aspetto molto importante. Secondo l'ordine del giorno 26.133 ha come oggetto sempre la tutela della risorsa idrica, però in particolare del lago d'Idro. Le acque del lago d'Idro infatti sono utilizzate per via irrigua, per l'irrigazione dei campi e anche per centrali idroelettriche, quindi sono particolarmente sfruttate. La quota massima di regolazione del lago è di 368,50 metri, mentre la quota minima per garantire il minimo di flusso vitale che deve essere appunto garantito, pari a 2,5 metri cubi al secondo nel fiume Chiese, questa quota è a 367,20 metri, per cui di conseguenza la regolazione può essere effettuata con un'escursione massima di 1,30 m, che è 368-367,20. Con una deliberazione di giunta, la Regione ha approvato uno schema di accordo con, appunto, fra la Regione Lombardia, la provincia autonoma di Trento e la provincia di Brescia per la valorizzazione dell'area vasta del lago d'Idro. In questo accordo vengono concordate le modalità di regolazione del lago, sono previsti interventi di potenziamento infrastrutturale e interventi di valorizzazione appunto della zona per la fruibilità turistica e in particolare un impegno per la promozione di un percorso ciclopedonale. Dal nostro punto di vista è importante che l'attenzione sia posta anche alla tutela dell'acqua della risorsa idrica del lago d'Idro, in quanto secondo noi alcuni di questi progetti rischiano di depauperare il lago e quindi di creare dei problemi a livello di ecosistema appunto del lago. Inoltre in questo accordo, che non è stato ancora firmato, almeno per quanto ci risulta, le tematiche contenute sono molto diverse, quindi andrebbero quantomeno separate. Pertanto con questo ordine del giorno noi chiediamo alla Giunta di valutare l'opportunità di non sottoscrivere l'accordo che è già stato deliberato sia dalla Regione Lombardia che dalla provincia autonoma di Trento e di prevedere risorse appunto per la salvaguardia della risorsa idrica del lago d'Idro. Grazie.